altri aspetti sono diventati poi anche importanti nell'azienda, ma specialmente nelle fasi iniziali, questo è stato senz'altro determinante. Abbiamo inventato la macchina a 5 assi di taglio laser nel 79, per esempio, primi al mondo. Abbiamo fatto tutta una serie di altre prime nel campo del controllo numerico. Adesso non andiamo a ricordare queste tappe, che comunque ne ho ricordate solo due per indicare l'importanza. Noi abbiamo sempre investito un valore che si aggira tra il 6 e il 7% all'anno del fatturato in ricerca e sviluppo. E anche quest'anno, anno in cui abbiamo chiuso, come dicevo, con una diminuzione molto, molto importante, su un fatturato di circa 230 milioni di euro, abbiamo investito 14 milioni di euro in ricerca e sviluppo circa, un po' di più, quindi sostanzialmente un valore superiore al 6%. Sono questi numeri importanti che si sono concretizzati nella presentazione di alcuni prodotti nuovi. Innanzitutto, per un motivo anche di fiducia nel mercato, nella volontà di un mercato che si riprende, abbiamo cercato di lavorare su due linee. Da una parte un prodotto a basso livello, entry level, cioè non basso livello perché la tecnologia è evidentemente elevata, ma più basso rispetto ad altri, che è una punzonatrice elettrica, quindi di alta qualità ma di prezzo contenuto per la linea Fin Power, quindi la linea di lavorazione della miniera. E invece per il laser una macchina ad altissimo livello, lo Zafiro, che è una macchina invece che rappresenta la gamma alta del taglio bidimensionale, con alcune invenzioni interessanti come, non so, il controllo della qualità del taglio online, no? Per cui praticamente l'operatore imposta quanto vuole buono un taglio, non che sia tagliato bene, quanto vuole la qualità del taglio, e questa macchina la segue, la fa, quindi una macchina che serve a un mercato più ricco, ma comunque un mercato esigente, perché anche nei momenti difficili c'è il mercato esigente. E poi in parallelo abbiamo continuato a sviluppare la linea dei controlli numerici, migliorando l'open di Prima Electronics e di Osai, diciamo continuando sulla salita dei valori di potenza dei nostri laser americani nella prima Nord America, ottimizzando l'automazione in concomitanza con FinPower, quindi certamente abbiamo fatto un grosso lavoro. Direi che qualche risultato l'abbiamo avuto, perché aggiungere del prodotto a quello che hai in momenti difficili può anche aiutare per aumentare la tua base di mercato e il volume. Abbiamo avuto un volume non colossale ma ragionevole per il primo anno e interessante sia per Zafiro che per la E5B, e quindi sostanzialmente siamo molto contenti di questi due prodotti totalmente nuovi, e sugli altri, su questi altri aspetti che abbiamo fatto, sicuramente ci hanno aiutato nel mercato. Chiaramente queste cose che abbiamo fatto dovrebbero potersi monetizzare in un momento di ripresa, e speriamo di, diciamo che se questo 2010, come sembra, comincia ad avere qualche segnale di ripresa, possa consentirci, diciamo, di avere un buon ritorno di questi investimenti fatti in momenti molto difficili. Comunque noi non abbiamo assolutamente mollato, e penso che questo aspetto sia un aspetto assolutamente importante per aziende del nostro tipo che fanno della tecnologia un loro fiore all'occhiello ed un loro elemento distintivo. Siamo aziende, penso possiamo dire tutte e due, nel proprio settore, note per una tecnologia specifica, valida, con caratteristiche uniche a livello mondiale, e quindi chiaramente non possiamo perdere o comunque abbassare la guardia sostanzialmente. Bene, allora conosciamo Prima Industria con questo video che abbiamo realizzato. Prima Industria SPA, fondata nel 1977, sviluppa, produce e commercializza sistemi laser per applicazioni industriali e macchine per la lavorazione della lamiera. Il gruppo opera nel settore laser e macchine laser ad alta potenza per applicazioni industriali attraverso la Prima Industrie, nei sistemi per la lavorazione della lamiera tramite la Fin Power di recente acquisizione, e nel campo dell'elettronica industriale attraverso Prima Electronics e Osai. Oggi il gruppo, che ha sede a Torino, conta su circa 1500 dipendenti, stabilimenti produttivi in Italia, Finlandia, Stati Uniti e Cina, e una capillare rete di vendite e assistenza clienti in oltre 60 paesi. Alla base del successo e della crescita di questo strumento produttivo stanno la sempre maggiore affidabilità della tecnologia, le migliorate prestazioni delle macchine, la scoperta quasi quotidiana di nuovi campi applicativi. I
prodotti prima industrie. Sono inoltre caratterizzati da una flessibilità davvero unica e prestazioni superiori, che consentono loro di coprire uno spettro di applicazioni molto ampio. Competenza ed esperienza nel settore delle macchine laser e della lavorazione lamiera, passione ed dedizione, importanti investimenti in ricerca e sviluppo hanno reso possibile la continua evoluzione di Prima Industrie, dei suoi prodotti e dei suoi servizi. Gli alti tassi di fedeltà della clientela, l'ottenimento della certificazione ISO 9001 e la quotazione nel 1999 alla Borsa Italiana, segmento Star, e i diversi riconoscimenti internazionali ricevuti, sono segni tangibili della professionalità e dell'impegno che Prima Industrie dedica da sempre ad ogni aspetto della sua attività. A poco più di 30 anni dalla fondazione, il gruppo vanta migliaia di macchine installate in più di 60 paesi nel mondo. È presente con proprie unità di vendita e assistenza in oltre 15 paesi ed è fra i primi costruttori mondiali nel proprio mercato di riferimento. La missione di Prima Industrie è sempre quella della sua origine: innovazione, eccellenza e crescita. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, ma ovviamente cerchiamo di capire il futuro di queste due importanti aziende italiane. Allora, dottor Miletto, quali sono i vostri obiettivi futuri? Ma in una parola, sviluppo, sicuramente. Questi anni sono stati giocati un po' sulla difensiva negli ultimi 2 o 3 anni, a parte questo investimento notevole sulla macchina Grohl, perché il mercato non consentiva molto di più. Penso che dal 2011-2012 avremo delle carte in più interessanti per affermarci maggiormente sui mercati esteri, anche se attualmente già esportiamo intorno al 90%, quindi una percentuale piuttosto elevata, ma come valori assoluti pensiamo di poter far meglio, sia in virtù di questa macchina Grohl. Poi abbiamo anche fatto un accordo con un'azienda americana nel settore della misura dell'ingranaggio, che è un altro settore molto specializzato. Lì non siamo produttori, ma abbiamo fatto un accordo di collaborazione e quindi possiamo offrire dei pacchetti completi, macchina di finitura, macchina di misura dell'ingranaggio. E quindi riteniamo di poter, come si può dire, attaccare meglio certi mercati come la Cina, che si diceva che tornerà poi ai due digit, certo, se non nel 2010, sicuramente nel 2011, e nel settore dell'automobile sta a una rampa di accelerazione fortissima, perché è arrivata a 13 milioni e mezzo di macchine immatricolate, qualcosa del genere. Diciamo che siamo fiduciosi di poter un po' con la ricerca, quindi nuovi prodotti, un po' con l'ampliamento della gamma e insistendo maggiormente anche dal punto di vista commerciale su nuovi mercati, di poter andare a uno sviluppo chiaramente non vertiginoso, perché i nostri tipi di mercato non lo consentono, ma sicuramente a un rafforzamento, un'espansione.